Bentornati ragazzuoli al Pregenza Dice. Siamo in giro con l'anello del re. E dopo aver scoperto che nella prima zona in cui ero andato apribile con l'anello del re c'era poco o niente per me al momento, ho deciso di andare nel simpatico luogo di nascita degli zombie scroto, dove ricordo di aver trovato un'altra porta del re che ora potrebbe condurmi forse in una nuova zona. Qui dove c'era questa pozzaccia di melma con dentro un oggetto che al momento non ricordo, ci dovrebbe essere l'altra zona. Quindi ora vago. Eccola qua. Boh, speriamo che funzioni. Allora, rituale del sud, una porzione d'acciaio, lo cambio. Eccolo qua. Apriti portas. Chissà dove mi portas. Calore. Perché questo incantesimo qua è un healing portatile, un incantesimo di cura portatile di quelli piuttosto carini, anche se cura anche i nemici. Fortezza di Aldia. Va bene. Sembra un villone più che una fortezza, ma va bene. Tanto vedo oggetti, erba alta. L'erba alta non è mai una bella cosa. Ossa di drago pietrificato, che schifo, non mi fa mai. Perché è l'oggetto che serve per potenziare le leggendarie. Coltello da lancio avvelenato, perfetto. Quello che cos'è? Una macchia a forma... un cane a forma di macchia. Una macchia a forma di cane. Tanti cani a forma di... cosa cavolo siete? Dei cagnacci velenosi. No, pietrificanti, neanche velenosi. Oh wow, mancato proprio di brutto. Devo stare attento, se mi colpisce un'altra volta mi manda male. Ok, perfetto. I cani di Aldia sono morti. Ce ne sono altri? No, era il puzzo che saliva dal cadavere. Perfetto, teschio esca. Va bene. Oh, e là c'è un falò. L'ho visto da dentro. No, non è qui l'entrata. È di là l'entrata. Stavo cercando di spaccare il muro quando in realtà si poteva semplicemente entrare dalla porta. Ma d'altronde io sono delicato così. Falò. Gli va bene. Ok, mi sembra un buon momento per esplorare questa fantomatica fortezza di Aldia, ma come al solito prima faccio un giretto in questo giardino, anche perché è bello gigante, magari c'è qualche oggettino interessante. Giù di là non pare esserci nulla, giù di qui nemmeno, però lì nell'angolino, come al solito, c'è nascosto un altro oggetto, vediamo cos'è. Vabbè, seme del fuoco, schifo di certo non mi fa. Vabbè, c'è della roba anche nella fontana. Fontana, pozza, come diavolo vuoi chiamarla. Un po' in disuso sembra sta fortezza. Le erbacce che crescono dappertutto, le foglie per terra, il fango, i cani putrefatti che camminano. Vabbè. Di qua non c'è... ah, ok, di qua come al solito c'è un oggettino, perfetto. Erba del tramonto, vediamo se c'è anche dall'altro lato. Perché è caratteristica basilare degli sviluppatori From Software, no, non c'è niente. Infilare oggetti negli angoli. Ok, sembra esserci nulla, vediamo. Invaso da Aslatiel di Mirra. Aslatiel di Mirra, che è uguale a Lucatiel. Quindi ho come l'impressione di essere appena stato invaso dal fratello di Lucatiel. Va bene, bradaboom. Guarda, sarai anche fratello di Lucatiel, caro mio, ma se mi invadi ti aspetta un solo destino. E quel destino è una spada nella spina dorsale. Ecco fatto. Vabbè, quando rivedo Lucatiel mi scuso. Intanto sto coso qua che diavolo è? Minchia, mi mette un'ansia sto cassone che vibra. Sarà distruttibile? Pare di no. Boh. Ok, il cassone non era distruttibile, quindi boh, non so che cavolo serva. Magari ci sarà un modo per spaccarlo o aprirlo. Di certo è angosciante. E c'è un gigantesco cadavere di drago. Molto bene. E un altro cassone che vibra. Va bene. Mamma che brutto posto che è questo. Oh, ehi amico, non hai più i muscoli, non dovresti più muoverti. Va bene, va bene, va bene. Ho come l'impressione che fuggirò. E niente, no. Ha deciso che voleva farmi venire un colpo e morire subito dopo. Grazie, drago non morto. Ok, lì ho sentito qualcosa, ho visto qualcosa. Forse c'è una porta segreta in porta di là, no?
C'è una barriera blu. Ci sarà sicuramente modo di arrivarci, ma al momento voglio avanzare. Vediamo un pochettino al massimo là. Esplorerò dopo. Qui c'è un uomo ippopotamo pietrificato. No, non credo che userà un profumato del passato. Provo a vedere se c'è un altro passaggio. Nel frattempo esploro un po' in giro. Chissà che non trovo qualcosa di interessante. Qua ci sono degli specchi che mi ricordano qualcosa. E infatti, specchi da cui escono degli stronzi. Perfettamente! Buongiorno e buonanotte. 1, 2, 3. Però ne hai di resistenza al danno. 4 botte di spadone, se ancora metà energia. Vabbè, non durerà, te l'assicuro. Ai 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 ai. Boom! È stato un piacere. Mica dovrò ammazzare tutti quegli specchi adesso. Quanti saranno? No, questo qua sembra vuoto. Va bene. Sento dei rumori molesti. Vediamo qua. Qua ce n'è un altro. Perfetto. Ok. Buongiorno anche a te. Benvenuto. Tu sembri più pericoloso dell'altro perché hai uno spadone come il mio e uno scudo più cattivo. Quindi penso che su di te utilizzerò le fiamme. Mancato spudoratamente. Allora da dietro la colonna. Bram. Stato preso, eh. Bam. Addio. Ok, quanti ne mancheranno? Non lo so, ma equipaggio la tempesta di fuoco perché considerando che anello ritorno del Nord più 2 e un altro osso di drago, però non so mai gli oggetti in questo posto. Qua non esce niente, lì non ce ne sono più. Quindi manca solo questo e infatti c'è l'ultimo. Ho equipaggiato la tempesta di fuoco perché visto che stanno fermi qualche minuto quando escono, tanto vale sparargliela in faccia. E via. Bram! Sorpresa! Basta, si è paralizzato. Ok. Fantastico, è rimasto talmente scioccato dalla tempesta di fuoco che ha deciso che non era più il caso di muoversi. Ben svegliato, eh. Ok, lo dovrò fare più spesso, a quanto pare fa impazzire l'IA. Andiamo di sopra. No, nessun passaggio dello specchio. Mi è servito solo a prendere qualche anima extra, ammazzare questi qua. Qui c'è una barriera che mi impedisce di passare, va bene. Ah, e qua c'è un'altra viuzza dove non ero andato, con alla fine quello che sembra un forziere, e i forzieri noi li apriamo, ma prima. No, non è un mimic. Apriamo questo forziere e vediamo un attimo cosa c'è dentro. Barriera magica rinforzata. Incantesimi che non mi sono utili perché il mio personaggio è un idiota. Boh, esploro l'altro lato. Dove c'era una barriera e quindi tornarci è stata una mossa un po' da idiota. Ma d'altronde il personaggio me lo sono creato attorno a me, grosso e stupido. Allora, andiamo avanti. Ta 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 ta. Mi sa che mi tocca usare il ramo profumato del passato a sto punto, ok. Chissà che finalmente non trovo un uomo ippopotamo parlante che mi ringrazia per averlo liberato. Beh, non mi sta attaccando, mi sembra un po' rincoglionito, ma niente, gira così. Buongiorno. E invece no, con voi uomini ippopotamo proprio non si può ragionare. Va bene, se capite solo le spadate, io spadate vi do. Certo che cavolo, livello non livello, questi cosi giganti. Mamma, se l'ho mancato. Questi cosi giganti qua ne assorbono di danno, eh. Dai, vieni qui. E ne fanno anche tanto, mamma. Ok, uno. E ha deciso che voleva usarmi come supposta, ma. Schivato. Aia, aia, aia. Ok. Che fastidio sti mostri. E sì che sono bello rinforzato rispetto alla prima volta che li ho trovati, ma sono comunque ancora un bel dito in quel posto. Va bene, e giù botte. Cavolo, 305 con una sparata verticale. Mi togli proprio una mazza, sono fatti di ferro, cazzo. Aia, aia. E vabbè, mezza energia con due manate. Vabbè, abbiamo capito. Adesso ti faccio secco, ma prima mi bevo una bella trincatina che non fa mai male. Poi dicono che bere fa male. Andiamo avanti. Maschera del seguace del drago. Fotte sinceramente sega. Ma gli do un occhio. Robaccia, perfetto. E vabbè. Ok, continuiamo. Su per le scale. Pieno di gabbie sto posto. Oh wow.
solito basilisco gigante a caso dentro una gabbia, però non sembra aggressivo. Cosa faccio? Lo ammazzo o aspetto? Dilemmi, dilemmi. Ma mi sa che lo lascio alle sue, tanto finché non rompe le balle. Qui c'è un altro lungo corridoio che sicuramente alla fine ha qualcosa. Infatti là intravedo un altro forziere. E anche questo non è un mimic. Falò ascetico per due. Non resta che andare dall'altro lato. Lì c'è una porta che mi porta da qualche parte. Questo grosso camaleonte a quanto pare è mezzo rimbecillito e non ha la minima intenzione di attaccarmi, quindi io lo lascio lì. E qui c'è una scaletta che porta di sotto, vediamo un po' dove mi conduce. Porca vacca, mi conduce dove c'era la testa del drago, quindi sono un cretino perché ho sprecato un ramo profumato del passato per nulla, visto che a quanto pare c'era un passaggio che ti portava esattamente al di là del coglione pietrificato. Vabbè, che devo fare? Ormai tornare indietro non posso. Vabbè, qua c'è una leva ma non serve a nulla, quindi mi sa che mi resta solo da andare qua dentro dove c'è questo drago di bronzo e una porta sbarrata che non si apre. Devo tirare qualcosa quindi. Ah, no, c'è la leva sul drago, vista adesso. Ok, la leva mi ha chiuso una porta e mi ha aperto quest'altra porta, ora sono nel buio, molto molto consolante. Fantastico. Oh, là c'è un'altra roba. Ho visto qualcosa dietro questo quadro. Continuo a intravedere qualcosa. C'è un coglione nascosto dietro questo quadro, fantastico. Ai ai ai. No, c'era un coglione nascosto dietro questo quadro, ora non c'è più. Che mi ha droppato la veste, adesso qua c'è il drago, ma abbiamo visto che è un'armaturaccia, probabilmente più per caster che non per guerrieri. Niente nei vasi. Boh. Qualcosa là nella gabbia un po' mi preoccupa, spero che non cada quando passo, ma non credo. Qua sotto c'è un oggetto, gemma vitale radiosa, va bene così. Qui c'è un altro quadro, vediamo se c'è dietro un altro. E infatti c'è dietro un altro. Wow, che vita fantastica che fate, ragazzi. La vostra giornata tipo è passare tutto il tempo dietro a un cazzo di quadro aspettando che arrivi un non morto per attaccarlo a caso. I vostri genitori saranno fieri di voi. Oh wow. Breaking Bad, Dark Souls Edition. Solo che qua invece che blu lo fanno verde. Vediamo un po' dove mi porta questa stanza da scienziato pazzo. Mi porta in una pozza dove c'è quella maledetta melma che disintegra le armature e è pieno di cani zombie. Per quanto mi ispirino gli oggetti qua dentro, penso proprio che non ci entrerò al momento, anche perché sarebbe uno di quei posti dove dovrei eliminare tutti questi cani a frecciate o incantesimi, spogliarmi dell'armatura e poi girare per cercare gli oggetti. Sinceramente non ne ho assolutamente voglia, troppo tedioso, lo farò poi. Questa era la cosa che avevo già buttato giù, quindi non ho capito bene perché mi è venuto da dargli una spadata. E questi cosi qua ancora che vibrano. Qua c'è una porta bloccata, fantastico. E no, il mio spadone non basta purtroppo a sbloccarla. Niente porte segrete. Ma. E qua c'è un altro cazzone in gabbia. Vediamo un po'. Un'altra porta. Favoloso. Abbiamo capito da dove arriva la merma. Ehi, guarda, c'è un altro di questi coglioni. Buongiorno, sono qui e sto per ucciderti. Ma tu resta pure fermo lì. Vai tranquillo. Wow, che schifo. Mi sa molto davvero di Castello dello Scienziato Pazzo sto posto, è orripilante. Tutto pieno di lame, resti di cadaveri, mostri squartati, mostri non morti in gabbia, che roba stramba, mamma mia, che posto inquietante. E qua dietro cosa c'è? Oddio! Ok, un po' me l'aspettavo, però non è che mi abbia fatto piacere.
Ah, ecco com'è che si aprono quei cosi lì che vibrano. Fantastico, quindi devo farmi seguire da questi stronzi tutte le volte? Smetti di eliminarmi. Ok. È abbastanza evidente che questi cazzoni qui... Ah, per caso ho rotto la gabbia con dentro il mostro? Sì, ho rotto la gabbia con dentro il mostro. Mi ritrovo in grandi difficoltà. Allora, quindi qua tutto è o quasi è distruttibile. E questi maledetti cazzoni sono il modo migliore per spaccare tutto quanto. E quindi adesso direi che me la fuggo, perché è preoccupante. E questo non è stato un gran posto dove fuggire, perché ho come l'impressione che adesso romperà anche questa gabbia. E infatti ha rotto anche questa gabbia. Adesso sono due, quindi tanto vale usare le tempeste di fuoco finché ce l'ho. Era l'ultima che avevo e sto prendendo botte. Ah, aiuto. Cavolo quanto tolgono sti stronzi. Allora, fammi ragionare. Adesso ne ho due, però mi sono utili, mi servono, perché questi spaccano la roba. Qua dentro non ci arrivano. Solita tecnica da infame contro l'IA. Sono troppo grassi per passare, quindi non possono farmi nulla. Adesso corro, ammazzo quello là, mi faccio inseguire questo qua che è ancora abbastanza sano e vedo se riesce a spaccare la porta che era bloccata prima dalle catene. Magari nel frattempo uccido anche lui, che sinceramente è solo una rottura di balle. Eccolo lì. Aia, va bene. Altra fiaschetta bruciata. Uff, che balle. Dai, seguimi qua. Muoviti, seguimi. Aia, come mai preso? Ma porca puttana. Ecco, fatti il tuo cazzo di pisolino pomeridiano. Ok, smettila di menarmi. Ok, allora, se il mio piano funziona, adesso io posso aspettarlo qui. Lui arriverà allegramente, cercherà di menarmi. Mi ha mancato. Ah, sì, ce l'ho fatta. Questo non significa che sopravviverò. Oh, wow, per un pelo. Va bene, adesso ti devo uccidere, amico. Ma questo mi sembra un posto un po' troppo strettino dove farlo, quindi tanto vale che ti riattiro da queste parti qua. Ok, va bene. Ecco, già che c'era ha deciso anche di aprire l'altra cosa. Meno male che si chiama Leonti, si one shottano. E bada boom. Dai che mo ti ammazzo. Sono veramente fastidiosi sti cosi. Via, bravo, fatti. Sdraiati per terra così. Oh, che palle. Ho consumato più fiaschette adesso su voi coglioni che non su tutta la zona. Vuoi morì? E va bene, famosi un'altra trincata. Eccoti qua. Sì, tanti saluti, eh. Boom. Oh, alleluia, brava gente. Mamma che fatica. Pietra fulminante, interesse zero. Vediamo cosa c'è qua dentro, va? Ormai devo controllo sempre se è un mimico oppure no. C'ho sto terrore. Corazza deforme. Pare che la corazza deforme non sia una corazza deforme, ma sia in realtà una sorta di grosso martello. E non mi interessa perché ho uno spadone più 10 e mi ci trovo benissimo. Vediamo se qua ci sono porte segrete. Parrebbe di no. Neanche di qui. Non distruttibile. Andiamo avanti. Dopotutto quel cazzone là mi avrà liberato qualche via. Cioè mi ha liberato la via principale in realtà. Altre fiale di robaccia verde. Ah, qua c'è una porta. Vediamo cosa c'è dopo. Un'altra specie di laboratorio. Sì, questo è chiaramente... Mamma, ci sono pure i ganci. Eccoli qua. Un altro di questi cazzoni qui. Assistenti di laboratorio di Aldia. Qua qualcosa lì non mi avvicino, perché sono sempre quelli che spaccano le armature. Che avevo visto un oggetto. Però prima sta arrivando un altro di questi amici Fritz. Wow, mi ha tolto parecchio. Tanto vale che mi curo, va.
Se zone avanzate i nemici tolgono veramente tantissimo, non che siano particolarmente difficili o ardui da schivare o pararsi, però tolgono veramente tanto con ogni colpo. Qualunque stronzo, è anche il più apparentemente innocuo. Questo, vabbè, non lo colpisco da vicino, quindi già che ho un arco, tanto vale che lo buco. Non ho davvero voglia di rompere lo spadone o l'armatura, adesso che sono arrivato così avanti senza morire. Sinceramente, vorrei ammazzarlo da lontano, quindi mo lo buco. Tanto sto scudo, sì, sto arco toglie più che degnamente. Insomma, un bordello di stamina, ma toglie più che degnamente. Via, e un altro ancora. Eccoci qua. Pamparavaravaravam, ripeto, questo è un luogo inquietantissimo. So che fosse sto Aglia, ma era uno molto malato. E aveva un pessimo gusto per l'arredamento, su questo non ci sono dubbi. Ok. Questa porta è chiusa, favoloso. No, non si rompe. Ma se ti devo dire la verità, non me ne frega una ceppa, voglio solo avanzare, quindi adesso torniamo là e vediamo di superare questa zona, magari nella speranza di trovare un falottino da qualche parte, che non mi farebbe schifo, eh. Ma ne dubito, anche perché la zona sembra piuttosto corta, quindi non ci sono altri segreti, no, non c'è niente, nemmeno dentro i vasi, quindi apriamo questa porta e speriamo che non ci sia niente di troppo cattivo dietro, va. Do anche una curata con una gemma vitale che conviene. E voilà. Ah, c'è un oggetto di lì. Ok, un altro? Ma che palle! No, a te non ti ammazzo, da te scappo. E finisco dalla padella nella brace perché o uomo ippopotamo o nebbia. Quindi chiaramente boss. Vabbè, tanti saluti uomo ippopotamo, vediamo cosa c'è. Drago, fantastico. Riuscirò ad ucciderlo senza carica della fiasca Testus? Spero ovviamente di sì. Nel frattempo lo meno prima che prenda il volo. Aia. Questo mi ha fatto molto male. E comunque non è un drago, From, è una viverna. Questo potrebbe essere uno di quei problemi di traduzione. Ah! Botte. Va bene. Non so cosa stai facendo, ma. Ah, fuoco, 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 fuoco. Aia. Maledetto stronzo. Però ti tolgo un bordello, eh. Non è mica sempre festa. Uno, due, piedata. Aia. Vabbè, mi ha preso di striscio. Non mi ha fatto troppo male. Mi sto ancora rigenerando per la gemma. Va bene così. Due mani. E adesso? E adesso sta facendo l'uomo ragno. Aia. No, questo potrebbe. Fatti fuoco. Lo sapevo, mi metto sotto il culo anche perché se c'è una cosa che i draghi non hanno sono le scoraggi infuocate. O almeno spero. Ok, bel atterraggio. Ora pigliati sta sparata qua in faccia. Cioè sulla coda. Dai, ci siamo quasi, dai che è quasi morto e via. Così. Ottimo, boss facilissimo. Meno male. È una bella anima per le armi. Là c'è ancora il nostro amico ippopotamo, ma sinceramente penso che continuerò, anche perché sono pieno fottuto di anime e sicuramente all'inizio della prossima zona ci sarà. Wow, che bello! Che posto figo! Minchia, l'art director di From comunque è uno con le palle tetragonali, eh. Ogni tanto ti arrivano dei paesaggi che sono eccezionali. Il gioco non è che sia graficamente magnifico, ma a livello artistico ogni tanto ha davvero degli spiazzi eccezionali. E poi la varietà delle ambientazioni è davvero straordinaria. Ma che meraviglia. Drangleic sarebbe un posto anche bello se non fosse pieno di non morti e cose che ti vogliono uccidere. Sono caratteristiche effettivamente i non morti e le cose che ti vogliono uccidere che influiscono un pochino negativamente sul terziario. Sì, non credo che un turista verrebbe volentieri da queste parti. Probabilmente Rimini sarebbe una meta più adeguata per la maggior parte delle persone, ma se non ci fossero i non morti, Drangleic sarebbe un posticino carino da visitare. Molto carino.
E vediamo dove mi ha portato questo ascensore, che finalmente è un ascensore e non mi ha portato verso il basso ma verso l'alto. Immagino sia una zona molto sopraelevata, considerando che ero già sulla cima di un monte, apparentemente. Ok, ho visto qualcosa che volava. Nido del drago. Draghi. Draghi ovunque. Anzi, viverne, viverne ovunque. Wow. Com'è che dicevamo? Guarda chi c'è. Mamma che meraviglia, sto posto è fantastico. Bearer of the long have I awaited one such as one who can bearer of the curse, Ok, the amica. ancient dragon. Take this. Do not resist. Questa bella donna che mi ha accompagnato per gran parte dell'avventura mi ha appena dato una piuma. Non so a cosa serva, lo scoprirò sicuramente dopo, ma per il momento l'obiettivo numero uno è trovare un falò. Che posto figo questo. Probabilmente anche molto difficile, ma è veramente un posto fighissimo. E qui c'è il falò. Wow! Ottimo, sono salvo e non vedo l'ora di esplorare questo nido. Ciao!